Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi sono qui per raccontarvi una storia che onestamente mi ha davvero spezzato il cuore. Questa è la storia di una ragazza fragile e insicura di nome Giovanna Comunale, che si innamora di un uomo molto più grande di lei. Ma è anche la storia di una vendetta realizzata da una donna contro un'altra donna. Andiamo con ordine, tutto inizia negli anni 2000 in un quartiere popolare della periferia di Trapani. Giovanna conosce Giacomo Messina e Rosa Di Maggio. L'incontro avviene in una chiesa evangelica. Giovanna frequenta quella chiesa da poche settimane con la sua famiglia. Giacomo e Rosa invece fanno parte di quella comunità da molto tempo. Si trovano tutte le settimane per pregare e per raccontare le proprie esperienze di vita. Inizialmente tra la famiglia di Giovanna e di Giacomo e Rosa c'è un rapporto di semplice conoscenza, non sono amici, ma col tempo, incontro dopo incontro, stringono amicizia. Di conseguenza iniziano a frequentarsi sempre più spesso. Giovanna stringe subito un rapporto molto stretto con Rosa e ancora di più con Giacomo, insomma comincia a vederli sempre più spesso. Col tempo il rapporto tra Giovanna e Giacomo, nato come un'amicizia, si trasforma in una relazione, però non è chiaro con esattezza quando sia nata la storia. Ora però dobbiamo fare un passo indietro. Chi è Giovanna? Nasce a Trapani il 16 aprile del 1985 ed è la terza di quattro figli. Suo padre lavora come operaio marmista, mentre sua madre, che di nome fa Michela, è una casalinga. Quando Giovanna ha pochi mesi, il padre decide di trasferirsi con la famiglia da Trapani a Bologna. Perché? A Trapani, ahimè, c'è poco lavoro. Riesce a trovare un impiego stabile come operaio e anche la mamma contribuisce al bilancio familiare, lavorando come donna delle pulizie in un ospedale. Gli anni passati a Bologna sono anni felici per tutta la famiglia. Vivono bene, stanno bene economicamente, sono felici, sono sereni. Ma dopo 10 anni, Michela, la mamma di Giovanna, sente nostalgia della sua terra e convince suo marito a tornare a Trapani. Al ritorno in Sicilia, la famiglia si stabilisce a Fontanelle, un quartiere popolare all'estrema periferia di Trapani. Il padre rincomincia a lavorare come operaio, ma in modo saltuario. La mamma, invece, rincomincia a fare la casalinga. Il tenore di vita della famiglia peggiora, ma l'infanzia di Giovanna è comunque molto serena. Non le manca il necessario e ha una bella famiglia attorno a sé. Purtroppo a turbare l'adolescenza di Giovanna è un fatto terribile, duro da sopportare e da superare. La ragazza ha solo 14 anni quando suo padre improvvisamente si ammala. Scopre di avere un tumore alla milza e purtroppo tutte le cure sono inutili. Muore nel giro di 8 mesi. Dopo la morte del papà, la famiglia cade in miseria. I figli maschi si danno da fare e cercano subito un lavoro, mentre per Giovanna la morte di suo padre è davvero un dolore enorme. E da quel momento comincia a chiudersi in se stessa sempre di più. È in questo periodo di grande sofferenza che Giovanna e la sua famiglia iniziano a frequentare la chiesa evangelica. Insomma, trovano conforto e calore in quella piccola comunità. Quelle riunioni serali in chiesa rappresentano le poche occasioni di socialità. Infatti, Michela fa uscire Giovanna davvero pochissimo. Ma chi sono Rosa Di Maggio e Giacomo Messina? Giacomo è un uomo molto tranquillo, mentre Rosa è decisamente più impulsiva. Quando conosce Giovanna, Rosa ha 34 anni, si è sempre guadagnata da vivere lavorando per un'impresa di pulizie ed era giovanissima quando aveva conosciuto Giacomo. Si era sposata che aveva poco più di 20 anni. Giacomo ha 38 anni e lavora anche lui in un'impresa di pulizie. Apparentemente Rosa e Giacomo sembrano una coppia molto affiatata, ma a turbare la vita a prima vista tranquilla di Giacomo e Rosa c'è un unico grande cruccio: non hanno figli. Durante i 13 anni di matrimonio Rosa non è riuscita a rimanere incinta e questo è motivo davvero di grande dolore. Rosa dunque è una donna con un grande desiderio di maternità, mentre Giacomo è un uomo tranquillo, forse solo in apparenza. È questo il mondo da cui Giovanna viene attratta. Giovanna si sente oppressa dal clima pesante presente in casa. Per questo spinge sua madre e i suoi fratelli a frequentare Giacomo e Rosa. Sono simpatici, li fanno ridere, gli stanno vicini. Giacomo e Rosa riescono a far dimenticare per un pochino alla famiglia di Giovanna quella tristezza che in me si portano dietro ormai da tempo e che è davvero difficile da gestire.
perché si tratta di un lutto. All'inizio i rapporti tra le due famiglie sono cordiali, così inizia un periodo di scambi di visite. La famiglia di Giovanna va a casa loro e viceversa, e quindi diventano amici. Giacomo si comporta come un padre e anche Rosa è gentile, generosa. Insomma, è felice di averli in casa. Giacomo, però, mostra anche un'attenzione particolare per Giovanna, della quale, all'inizio, nessuno se ne accorge. È sempre lui a prendere l'iniziativa di invitare a casa la famiglia di Giovanna e ogni volta fa in modo che Giovanna sia seduta vicino a lui. Poco dopo, a causa di una perdita d'acqua, il pavimento della casa di Giovanna si gonfia improvvisamente. I lavori per rifare il pavimento sono lunghi e la casa risulta inabitabile. Così la famiglia di Giovanna si ritrova ad aver bisogno di ospitalità per alcune settimane. Giacomo e Rosa di conseguenza si offrono di ospitarli a casa loro, a Villa Rosina, un quartiere periferico di Trapani. A Villa Rosina a quanto pare non esistevano, al tempo, strade asfaltate, illuminazione pubblica, fognature. C'erano solo case, una farmacia e una chiesa, appena costruita. Questo è un quartiere dove anche le questioni familiari si regolavano con le armi e con il fuoco. In questo quartiere, ad esempio, viveva Michele Rizzo, un ragazzo scomparso 5 anni prima. La madre, improvvisata sui detective, ha poi scoperto essere stato picchiato a morte da 2 giovani del quartiere e gettato in un terreno nelle campagne di Paceco. Quindi la famiglia di Giovanna si trasferisce a casa di Giacomo e Rosa. Non possono permettersi di pagare l'albergo per così tanto tempo e non avrebbero saputo assolutamente dove andare. Ma la serenità di quella convivenza non dura a lungo. Michela, la madre di Giovanna, si rende conto che nel rapporto tra Giacomo e sua figlia c'è qualcosa che non va. Giacomo ha un atteggiamento molto strano nei confronti di Giovanna, è sempre lì attaccato a lei, la coccola, la prende di peso, la spinge, la lancia sul divano. Ogni volta che la chiama, Giovanna corre da lui. Giovanna però dice a sua madre Michela che il rapporto che ha con Giacomo è un rapporto di amicizia, è un rapporto normalissimo. Sua madre, Michela, però, non ci crede affatto. Vede proprio che c'è qualcosa che non va, qualcosa di morboso. Si rende ben presto conto che Giacomo, in qualche modo, è attratto da sua figlia. Passa un po' di tempo e purtroppo Michela arriva a non comprendere più sua figlia. E forse Giovanna non capisce neanche più se stessa. A 15 anni il suo corpo inizia a cambiare, a svilupparsi, così come i suoi pensieri. E in effetti è chiaramente confusa, divisa letteralmente a metà. Da una parte c'è il desiderio di avere un nuovo padre o comunque una nuova figura paterna. Dall'altra c'è il desiderio di attirare su di sé le attenzioni di un uomo. E Giacomo ne approfitta. Più passano i giorni, più Giovanna si comporta in modo strano. Dorme sempre in una stanza, nel letto con sua madre. Ma nella notte non resta mai a lungo in quel letto. Aspetta che sua madre si sia addormentata, poi si alza e scivola fuori dalla stanza. La madre però non ci mette molto a scoprire i movimenti notturni della figlia. A questo punto Giovanna, quando si alza dal letto, spesso e volentieri sveglia sua madre, che le chiede ogni volta: «Dove vai a quest'ora?» Giacomo e Rosa sono a letto, lo sai, no? Hanno bisogno di stare da soli, hanno bisogno della loro privacy, Giovanna. Giovanna però ribatte ogni volta: no, no, mamma, ma non ti preoccupare, poi Giacomo lo sa e anche Rosa, insomma, fa piacere a tutti e due. Infatti, ogni notte Giovanna si infila nel letto matrimoniale tra Giacomo e Rosa, stando con loro a chiacchierare anche fino alle 2 del mattino. Giacomo ovviamente è d'accordo perché è attratto da Giovanna, ma anche Rosa è felice perché vede in Giovanna quella figlia che non ha mai avuto. Probabilmente il forte desiderio di maternità impedisce a Rosa di percepire quanto sia morbosa quella situazione. Intanto i lavori di manutenzione della casa non sono ancora finiti e Michele è sempre più impaziente, tanto che manda suo figlio Gaspare a sollecitare i muratori che stanno sistemando la casa. Intanto le manovre di Giacomo per attirare a sé Giovanna sono sempre più esplicite. Non si ferma davvero davanti a nulla. Michela prova a parlare con sua figlia, ma Giovanna nega tutto. Giacomo non ci sta provando con lei. Assolutamente no. Un giorno, mentre Giovanna sta sistemando i capelli a sua madre, il suo telefono squilla. È Giacomo che la chiama dalla camera da letto, chiedendole di andare un attimo da lui. Giovanna quindi entra nella camera da letto di Giacomo e rimane lì dentro per più di 15 minuti. Intanto mamma Michela, di tutta quella vicinanza, non sa più che pensare. Finalmente i lavori finiscono e dopo quasi 2 mesi la famiglia di Giovanna torna a casa. Il punto è che Giovanna è l'unica a non esserne contenta. Chiede in continuazione di andare a trovare Giacomo e Rosa, ma Michela, sua mamma, inizialmente glielo impedisce, o almeno ci prova.
Perché dico questo? Beh, perché nonostante ciò, dopo pochi giorni, Giovanna scappa di casa per andare da loro. I mesi passano e Giovanna continua ad andare a trovare Giacomo e Rosa tutti i giorni. In apparenza è come se l'avessero adottata. Le pagano le scuole serali, la riempiono di attenzioni. E quando compie 17 anni è da loro che Giovanna vuole essere festeggiata. Rosa per oltre un anno accoglie Giovanna nella sua casa. Eppure sembra non rendersi conto di cosa si sia instaurato tra Giacomo, suo marito, e Giovanna. Rosa è attaccata a Giovanna come una figlia e Giovanna sembra aver scelto proprio Rosa come madre. Spesso si vedono da sole senza Giacomo. Inoltre Rosa ha fatto entrare Giovanna nella ditta di pulizie in cui lavora. Per Rosa ormai la sensazione di essere madre è più importante di tutto, anche del rapporto con suo marito. Forse è per questo che Rosa si ostina a non voler guardare in faccia la realtà. Giovanna è un'adolescente e come spesso capita a quell'età vorrebbe decidere fare tutto da sola. Non sopporta l'intromissione di sua madre nel suo rapporto con Giacomo e per questo litiga sempre più spesso con lei. I rapporti tra Giovanna e sua madre sono sempre più tesi, fino a quando un giorno, di ritorno da Giacomo e Rosa, la tensione esplode. Giovanna torna a casa incazzata come una iena. Sua madre non sa niente, le chiede semplicemente di preparare la tavola per la cena. Giovanna, in tutta risposta, ribalta il tavolo da pranzo. Tra Giovanna e sua madre scoppia una violenta discussione. Michela le dà anche uno schiaffo, perché sta davvero esagerando, le ha ribaltato la tavola senza alcun motivo logico. E se c'è un motivo logico, non glielo dice. Inoltre sta prendendo a calci qualsiasi cosa si trovi sotto tiro in camera sua. Sembra una furia, ma a seguito dello schiaffo che Michela dà a Giovanna, quest'ultima decide di andarsene di casa. Scappa proprio di casa. Michela a questo punto decide di andare in questura, è per disperazione che si reca dalla polizia, in quanto ormai non sa più che fare. Michela riferisce al commissario della lite che ha avuto con sua figlia e della successiva fuga di Giovanna, ma con grande sorpresa viene a sapere che Giovanna è già stata lì. Il commissario racconta a Michela che Giovanna quella mattina si è presentata in questura con Giacomo e Rosa dicendo di essere stata maltrattata da sua madre. Giovanna, tra l'altro, ha detto anche alla polizia che non vuole tornare a casa, ha troppa paura. A questo punto i poliziotti decidono di mettersi in contatto con gli assistenti sociali. Michela, dopo aver ascoltato il racconto del commissario, capisce che Giovanna sarà messa in un istituto fino ai suoi 18 anni e infatti a Giovanna aspettano 6 mesi da passare in un istituto per minori a Trapani. Michela però non si rassegna a perdere sua figlia, non vede l'ora che esca da quell'istituto per farla tornare a casa da lei e dai suoi fratelli. Passano i mesi e il compleanno di Giovanna è alle porte, quindi sta per uscire dall'istituto. Il 16 aprile Giovanna compie 18 anni e sua madre la aspetta sveglia per tutta la notte. Crede in fondo che sua figlia di certo non l'abbandonerà. Invece purtroppo Giovanna quella sera all'uscita dall'istituto prova ad attenderla Giacomo e Rosa, quindi va a casa con loro. Dopo qualche mese dal trasferimento di Giovanna a casa di Giacomo e Rosa, il rapporto tra Giovanna e Giacomo diventa una vera e propria relazione sentimentale. Alcune amiche raccontano a Rosa che hanno visto Giovanna e Giacomo in macchina insieme, che ridevano, scherzavano, si accarezzavano. È così che Rosa un giorno esplode, litiga con Giacomo ed è molto aggressiva. Giacomo però di lasciare Giovanna non ne vuole proprio sapere. Una notte Rosa si sveglia e non trova Giacomo accanto a sé nel letto, quindi lo chiama per chiedergli dove sia. Giacomo risponde che è andato a comprare le sigarette, ma Rosa non gli crede. La donna quindi esce in motorino fino a trovare effettivamente Giacomo e Giovanna in macchina. Sono lì insieme un po' appartati. Quando si vedono scoppia una bruttissima lite. Rosa trascina Giovanna fuori dalla macchina, la strattona, la prende a schiaffi. Si ferma solo quando Giacomo si mette in mezzo e le divide. A questo punto Giacomo torna a casa solo per prendere alcuni effetti personali e riferire alla moglie che lui si sta per trasferire in campagna, a Loco Grande per la precisione, una frazione di Trapani. È il pomeriggio del 25 agosto 2003 e tutto sta accadendo davvero molto molto velocemente. Giovanna e Giacomo ormai stanno insieme, si sono rifugiati in un furgoncino di proprietà di Giacomo parcheggiato in campagna. Il 26 agosto, quindi il giorno dopo, Rosa decide di andare a trovare suo marito. Vuole cercare di farlo ritornare a casa, di farlo ritornare alla ragione. Giacomo però la ragione l'ha persa. E il motivo è Giovanna. Si è innamorato di lei perdutamente. Ma presto lui e Giovanna dovranno scontrarsi con l'ira di Rosa, che proprio non accetta di essere lasciata
dopo 13 anni di matrimonio. Rosa è accecata dalla rabbia e giura vendetta a Giovanna. La tira anche in questo caso fuori dal furgone di peso e inizia a strattonarla. Giacomo a questo punto afferra una zappa e minaccia Rosa dicendole: vattene di qua o ti ammazzo, lasciami stare con la mia compagna. Quindi a conti fatti Rosa è stata tradita dal marito, ma anche da Giovanna, che ha accolto come una figlia in casa sua, senza chiedere nulla in cambio. Prima di andarsene, Rosa dice a Giovanna: mi hai rubato il marito ed ora sei morta. Giacomo si è innamorato di Giovanna, dimenticando che potrebbe essere sua figlia, dimenticando le fragilità di una ragazzina che fa confusione con i sentimenti e mischia tutto: affetto, amore, bisogno di protezione. Arriviamo al 26 agosto del 2003, è notte fonda. Rosa arriva nell'appezzamento del terreno dove si trova il furgone con i due amanti. Ormai nulla potrà fermarla. Vuole vendicare l'affronto subito, soprattutto da Giovanna. Si avvicina quindi cercando di fare il meno rumore possibile e ha con sé della benzina. Giovanna e Giacomo stanno dormendo profondamente, quindi non si accorgono di nulla. Rosa quindi inizia a versare la benzina e si concentra nella zona in cui dorme Giovanna, perché è lei che vuole uccidere. Infine appicca il fuoco. Anche se è notte, siamo a Trapani, quindi fa molto molto caldo. Il furgone dunque viene immediatamente avvolto dalle fiamme. Il primo ad uscire da quel furgone è Giacomo, perché si sveglia all'inizio dell'incendio. Chiama Giovanna, le dice di scappare, ma lei purtroppo rimane intrappolata nel furgone per più tempo. Qualche istante dopo, la bombola di gas con cui la coppia alimentava un fornello salta in aria, scaraventando Giovanna avvolta dal fuoco a qualche metro di distanza dal furgone in fiamme. Rosa intanto si allontana velocemente dal posto. Durante il percorso per arrivare alla macchina si libera dei vestiti, ormai distrutti dalle fiamme, e parte. Rosa, a causa del ritorno di fiamma, è piena zeppa di bruciature, ma è ancora lucida e padrona di sé. Intanto Giacomo e Giovanna sono stati soccorsi da due contadini che hanno sentito l'esplosione e hanno cercato di spegnere le fiamme sui loro corpi con due coperte. Dopo alcuni minuti, sul luogo dell'incendio arrivano anche i vigili del fuoco. Quando il fuoco viene spento, il furgone è una carcassa e Giovanna è in fin di vita. Giovanna ha ustioni sul 100% della superficie corporea, ma è ancora cosciente. Anche Giacomo ha riportato ustioni gravi, ma solo alle gambe, e le sue bruciature non sono mortali. Giovanna, dopo alcuni momenti di lunga agonia, inizia a perdere i sensi. Ma prima di perdere del tutto i sensi, con un filo di voce riesce a dire: è stata lei, riferendosi a Rosa. Nel frattempo, quella stessa notte, Rosa si presenta al pronto soccorso dell'ospedale di Trapani, accompagnata da un parente. Presenta ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo e indossa solo il reggiseno e uno slip. I vestiti bruciati li ha lasciati in macchina insieme alle scarpe e alla tanica di benzina. Rosa ha avuto la freddezza di guidare per un bel po' e chiamare al telefono un suo parente perché l'andasse a prendere. Poi ha abbandonato la macchina e si è fatta accompagnare da lui in ospedale. Ovviamente non sa ancora se Giovanna e Giacomo siano vivi o meno. Intanto sul luogo della tragedia arrivano i carabinieri e cominciano a fare le prime domande ai testimoni. Giacomo incolpa immediatamente sua moglie. Vengono anche interpellati due contadini che hanno prestato soccorso soprattutto a Giovanna e anche loro confermano di aver visto una donna scappare dal luogo dell'incendio. Intanto ecco che sul luogo arriva anche l'ambulanza, vengono prestati i primi soccorsi a Giovanna, ma ahimè si capisce immediatamente che le speranze di salvarla sono davvero poche. È stata troppo tempo tra le fiamme e purtroppo sono danneggiati gli organi interni. Mentre Giovanna viene trasportata d'urgenza all'ospedale civico di Palermo, a Trapani inizia a diffondersi la notizia della tragedia. Sono ormai le prime ore del mattino e Giovanna è stata ricoverata in ospedale a Palermo nel reparto per le grandi ustioni. Il suo cuore batte ancora, ma ahimè il suo corpo è totalmente carbonizzato. Michela, la mamma di Giovanna, e Gaspare, il fratello di Giovanna, si precipitano all'ospedale di Palermo. Hanno capito che la situazione è gravissima, ma non riescono proprio ad avere notizie certe. Quella è un'attesa lunghissima, straziante. Saranno i carabinieri a prendersi il compito di spiegare ai familiari di Giovanna cosa è successo. Solo ora la signora Michela e suo figlio, quindi la mamma di Giovanna e il fratello di Giovanna, vengono a sapere che Giovanna è stata bruciata viva, che è stata Rosa
a darle fuoco e che, ahimè, le sue condizioni sono gravissime. Intanto Rosa viene interrogata in ospedale ed è costretta a confessare. Prima sostiene che voleva solo spaventare i due amanti, ma lo dice senza troppa convinzione. Poi, davanti alle domande degli investigatori, cede. Parla stento perché è molto sofferente per le ustioni, ovviamente, ma non fa nulla per nascondere la sua rabbia e il suo disprezzo verso Giovanna. Rosa, quindi, non manifesta alcun pentimento. Quando scopre in che stato si trova Giovanna, manifesta addirittura una sorta di soddisfazione. In via del tutto straordinaria, in ospedale, alla mamma di Giovanna viene consentito di vedere sua figlia. Michela quindi entra nella stanza e prova a parlare a sua figlia. Non sa se l'ascolta e se può capire. All'incontro sono presenti anche i fratelli di Giovanna, loro però possono vederla solo attraverso un vetro, quindi non possono entrare nella sua stanza. Quindi Michela parla a Giovanna e le dice: fatti forza, sono qui Giovanna, io sono la tua mamma, non me ne vado, stai tranquilla, io ti voglio davvero tanto bene. L'agonia di Giovanna dura 2 giorni. Il suo cuore smette di battere il 28 agosto del 2003. Giovanna aveva solo 18 anni e 4 mesi. La bara bianca con le spoglie di Giovanna comunale arriva al cimitero di Trapani il 30 agosto del 2003. Alle 2:15. Per la ragazza, vicina alla chiesa evangelica, non sono previsti funerali cattolici, ma una benedizione della salma al cimitero, dove il feretro è stato trasportato a spese del comune di Trapani. Sono presenti parenti e amici, una 30 di persone in tutto, sorvegliate a debita distanza da un discreto numero di carabinieri che vigilano fuori e dentro il cimitero. La cerimonia è presieduta da Davide Barresi, pastore della chiesa evangelica, anche se a ricordare Giovanna comunale è un'altra Giovanna, sua amica e coetanea. Ha detto che voleva farla tornare nella comunità evangelica, dalla quale sembra che Giovanna si fosse allontanata da quando era andata ad abitare con Giacomo Messina e Rosa Di Maggio, fedeli dello stesso gruppo religioso. Anche loro sono svaniti nel nulla, dice il pastore Barresi. L'amica ha raccontato di essere stata un pomeriggio con Giovanna ad ascoltare i cantici e dice, rispetto a ciò: lei mi ha confidato che per gli errori commessi si sentiva così in colpa da non avere la forza di tornare indietro, ma mi diceva che nel suo cuore c'era ancora Dio. Quali erano gli errori commessi per cui Giovanna si sentiva così in colpa? Il fatto di aver abbandonato la sua famiglia naturale? Il legame con Giacomo Messina? Questi, ahimè, sono interrogativi che rimarranno senza risposta. Il pastore Barresi ripercorre la storia di Giovanna, cerca risposte, cerca una ragione e dice: sapevamo che Giacomo e Rosa erano una coppia sconquassata. Di Giovanna conoscevamo le debolezze, naturali per la sua età. Probabilmente la mancanza di una figura familiare forte e autorevole, come quella del padre, morto 3 anni addietro, l'hanno portata a fare una scelta purtroppo sbagliata per lei, quella di seguire i coniugi Messina. Per i mesi successivi Rosa Di Maggio viene rinviata a giudizio per l'omicidio di Giovanna comunale e per il tentato omicidio di suo marito Giacomo. Il processo si svolge con la formula del rito abbreviato. Al termine del giudizio di primo grado viene condannata a una pena di 16 anni. In appello la pena viene abbassata a 14 anni e la sentenza è definitiva. Di Giovanna rimane il ricordo della sua grande fragilità e del suo disperato bisogno d'amore. Rosa ha scontato la sua pena ed oggi, grazie all'indulto, è libera. Detto questo, ragazzi, spero che questo video possa essere stato interessante per voi. Questa è una storia che mi ha colpita molto. Non dobbiamo dimenticarci che all'inizio della storia Giovanna ha solo 14 anni. Stiamo parlando di una ragazzina molto molto piccola. Dall'altra parte invece abbiamo un uomo che ne ha 38 di anni. So che è fin troppo facile anche puntare il dito verso la mamma di Giovanna. Io mi immagino che già molti commenti diranno: ma la madre che faceva? Dormiva? Ragazzi, il punto è che non siamo tutti uguali. Anche come genitori non siamo tutti uguali. Assolutamente. Non conosciamo effettivamente quali erano le situazioni che c'erano in quella casa. Non conosciamo quella famiglia. Non conoscevamo neanche Giovanna. Sicuramente davanti a noi abbiamo una ragazzina che ha perso una figura molto importante per lei in un'età delicatissima e purtroppo non è riuscita a gestire questa situazione, chiaramente. Ma è difficilissimo gestire una situazione del genere. Probabilmente anche io starei malissimo, ma che dico malissimo? Davvero sarei in disperazione se mio padre venisse a mancare. Io però ho 30 anni, Giovanna ne aveva 14. Io cerco sempre di mettermi nei panni delle vittime, dei carnefici. Sicuramente Giovanna non
passava la sua vita a pensare: ah sì, adesso rendo davvero le cose impossibili a Rosa. No, tutto ciò che è avvenuto è capitato. E tra l'altro, per evitare di essere fraintesa, vorrei dire un'altra cosa. Io non approvo assolutamente il comportamento che ha avuto Rosa Di Maggio. Tutt'altro. Ha avuto quella reazione per gelosia. E qui torniamo sulle donne che, ahimè, non sempre sono inermi. Non sempre sono delle piccole creaturine che bisogna difendere. No, ci sono delle donne anche cattive. Ci sono delle donne gelose. Ci sono delle donne che commettono omicidi, come Rosa Di Maggio. Detto questo, ragazzi, se volete fare una riflessione, lasciare qualche commento rispetto a questa storia, a me non può che far piacere. Vi leggo sempre tutti, anche se molte volte non riesco a rispondervi a tutti, però sappiate che vi leggo tutti. Detto questo, vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazzi, ciao ragazze.